Ciao a tutti, questo video nasce grazie alla collaborazione con Eludo, che è un'agenzia di cui faccio parte, che si occupa di intrattenimento digitale a livello calcistico, insieme a tanti altri content come il sottoscritto. Eludo si occupa soprattutto di Torre di Football 2024, FC24 e non solo. Per tutte le informazioni seguiteci sui nostri social e visitate il nostro sito. Vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione al video e vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale in caso che non l'abbiate fatto e di attivare la campanella delle notifiche per non perdervi nessun contenuto. A titolo informativo, il mio format uscirà tutti i mercoledì e tutti i venerdì alle 17:30 di pomeriggio. Ciao ragazzi, io sono Magic Gamer e oggi ragazzi, come avete visto dall'immagine di copertina del video, sì, vi porto un contenuto speciale ragazzi. E se ci fate capire quanto vi piacciono questi contenuti cliccando like subito al video e guardare tutta la partita, io vi assicuro che noi content di Eludo vi porteremo altri contenuti come questo. Sì, ragazzi, oggi vado a fare un'amichevole con un mio collega, con un content, anche lui, che collabora con questa grande agenzia che è Eludo. Ragazzi, è un player fortissimo, è un player competitivo di eFootball 2024, ma ora facciamo così, senza perdere tempo, andiamo in una stanza, lo invitiamo e vediamo che cosa ha da dirci e poi iniziamo questa bellissima amichevole fra i content di Eludo. Ragazzi, fateci capire che vi piacciono questi contenuti e ve ne porteremo tante, tante altre. Andiamo. Ed eccoci qua con The Scriptaman. Ciao a tutti, ciao Alan, mi presento, sono Luca The Scriptaman, un player competitivo di eFootball che streama anche su Twitch. E sono qui per fare un'amichevole contro il mio collega, Magic Gamer. Bene ragazzi, io vi lascio anche il link appunto di Twitch di Scriptaman e siamo pronti direi per iniziare la partita. Ragazzi, vedrete una partita incredibile. Andiamo. Intanto invitiamo anche tutti a iscriversi a Eludo, mi raccomando, iscrivetevi Mi ai raccomando. tornei, alla piattaforma, avete i video di Alonso Gray Fox sul canale. Mettiamo un bel pallone, dai, almeno. Stadio e preferenze? No, nessuna preferenza. Allora andiamo a San Siro, dai. Estate. Via. Allora, ragazzi, questa è la squadra. E che squadra, ragazzi? La squadra di Scriptaman, di Luca. E insomma. Naturalmente è una squadra fatta per competere su eFootball, è una squadra competitiva a tutti gli effetti, studiata e ristudiata, comunque anche lo stesso modulo. Quindi ragazzi, seguitelo su Twitch se volete vedere anche come gioca, le sue tattiche, magari se ve le dice. Sì, io sono uno streamer molto disponibile. Quando mi chiedono qualcosa, i ragazzi, io cerco di rispondere nel mio modo. Giustamente, secondo me le tattiche sono soggettive in base al player. Quindi io uso questo modulo perché comunque mi trovo bene con questo modulo, ma magari un altro player non si troverebbe bene. Giusto. Sono anche gli stessi giocatori, secondo me. Sono da usare in maniera soggettiva. Io, per esempio, come hai notato, gioco con Cristiano Ronaldo in attacco
e comunque la maggior parte dei player competitivi non gioca con Cristiano Ronaldo in attacco, ma per il mio stile di gioco mi ci trovo bene. Perfetto, bella spiegazione. Ok, questa invece è la mia squadra. Direi che siamo pronti. Buona partita. Buona partita a te, Alan. Più che altro, mi serve. E se ne accorgeranno. Mettete già il like, ragazzi, per questo contenuto. E così ne arriveranno altri con altri content di Eludo. Notate già che si è abbassato già con le tacche, ragazzi. Quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. San Siro, con la sua imponente struttura, riflette il grande occasione del palo. Beh, certamente E non qui era era prevista la sua kickoff. intenzione, ma Sì. senza lo smarcamento. Si è fatto trovare pronto a concludere, ma è stato sfortunato. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Passa il pallone, però male. Messi. Le classifiche sui migliori giocatori di tutti i tempi sono. Prova il tiro! Sono entrati bene in partita e quando è così aumenta anche la fiducia con cui riescono a giocare. Cruyff. Che bel Ancora pressing. un'occasione individuale senza successo però. Cristiano Ronaldo, occasione so e c'è il gol del È 1-0, Liverpool. ragazzi. Bellissimo. Conclusione straordinaria all'angolo inferiore, intervento del portiere. Non ha avuto nemmeno un attimo di esitazione, come se avesse già pianificato tutto in anticipo. Primo acuto della gara, già nei minuti iniziali. La palla entra in aria. La difesa si fa trovare pronta. Rijkaard. Utilizza anche perfettamente la velocità, notate. Son Heung-min. Toni Kroos. Attenzione, c'è spazio in ripartenza. Sceglie di andare per vie verticali. Intervento fondamentale. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. Ottima progressione, palla al piede. Gullit sul pallone. Recupera palla dopo qualche sportellata. L'azione personale viene interrotta da una difesa molto attenta. Intercetta il pallone dopo una lettura La precisissima. concentrazione è alta, eh. Giocata difensiva di grande spessore. Occasione da rete. Si è preso un bel rischio, ma è stato un intervento importante. Ottima giocata difensiva. Magari non elegante, ma non importa. Primo corner della partita, immergiamoci in area di rigore. L'interviewer allontana la palla. Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Da una parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia.
Ogni tiro, ragazzi, guardate, è impressionante. Un tiro di rarissima bellezza, una parabola meravigliosa. Quando i tiri sono effettuati bene, con potenza e giro giusti, i palloni di oggi possono prendere traiettorie inaspettate ed essere imprendibili. 2-0 dunque. Sull'1-0 la partita era apertissima, ora possono permettersi di controllarla. Cristiano Ronaldo, c'è Messi? Quando è concentrato non ci sono preziosismi che tengano. Prova a superare la difesa con un filtrante. C'è spazio per calciare. Preferisce il retropassaggio. Prova la conclusione. Sbroglia evitando di farsela rubare. Maldini. Girare con passaggi brevi e precisi. Cruyff. La difesa spezza questa azione personale molto pericolosa. Cruyff si è mosso bene, ma non è riuscito a sfruttare questa occasione. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Supera il diretto avversario. Bene, primo tempo 2-0 per scritto, ma non avevo dubbi. Notare proprio come giochi con tutta la tranquillità del mondo, Luca. Dovrà cercare di non complicarsi la vita, ma è difficile che accada. Oggi è davvero impatto. Allora, vediamo di provare a cambiare qualcosa. Perché non c'è partita, ragazzi. Secondo tempo. L'unica cosa che non possono permettersi di fare è concedere un'altra rete agli avversari. La partita sarebbe chiusa definitivamente. Sarà determinante, secondo me, come affronteranno l'inizio del secondo tempo. Qui può partire il contropiede. Guardate come anticipa. Ah, bravissimo. Messi. Un altro livello, ragazzi, questo. Si torna in campo per qualche volto nuovo. È chiaro che qualcosa non è piaciuto all'allenatore, forse nell'approccio dei suoi, non so. Un buon momento. Colpisce! E hanno trovato subito gol in questo avvio di ripresa. Hanno cambiato passo. Qui hanno difeso benissimo in avanti, andando a recuperare una palla preziosa. Poi devi anche essere bravo a ripartire con rapidità. E lì hanno davvero fatto la differenza. La mossa giusta al momento giusto. Dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo la mette dentro. Calcio di punizione per l'Inter. Mateus. Gullit. Bel passaggio di ritorno. Calcio di punizione per il Venezia. Qui pallone sprecato. Palla filtrante per Messi.
Aia. Penalty concesso, diciamo che era evitabile. Eh sì. Potrebbero prendere il largo. Non sbaglia, vantaggio che diventa pesante. Ha segnato senza battere ciglio. Concentrato e ligio al dovere. Gonfia la rete senza farsi influenzare dall'ambiente. Il divario tra le squadre si allarga a due reti. Il gol sembra quasi aver rotto l'incantesimo e adesso la gara entra nel momento più delicato. L'affluenza di quest'oggi è di L'Inter tiene gli attaccanti molto alti, con 88.314 un'idea ben chiara in spettatori. testa. Intendi dire per le ripartenze? Sì, Fabio, per quello il loro è un gioco fatto di ribaltamenti rapidi. Vogliono che gli attaccanti siano pronti nella metà campo avversaria per arrivare subito in porta. Eccolo Mario, da lì può segnare. Song Yung-min ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Song Yung-min. Palla filtrata. Occhio al tiro! Bellissimo. Gol! Bellissimo. 3 gol di vantaggio. Si spegne la luce per gli avversari. Ha tirato fuori dal cilindro una vera magia. Davvero incantevole. Merita il boato del pubblico. Si riparte con una differenza di 3 gol, non poco. Che bei contenuti, ragazzi, che vi porto. Mi faccio anche un miliardo. Pensate che i tifosi se arrivassero anche i gol, visto come stanno giocando. Bravissimo, complimenti Luca. Sì, Peccato in offside da guardaline. Attenzione, una sostituzione. Primo cambio in arrivo, serve uno spunto dalla panchina. Araujo sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Eccolo Mario. Mbappé. Hakimi. Chiesa. Serve ritmo e velocità per giocare subito in transizione. Lancio col contagiri. Il tentativo di palla filtrante non arriva a destinazione. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Se ne va. C'è tiro. Un tiro incantevole che va a battezzare l'angolo e non lascia scampo al portiere. Precisione, potenza e tempi di esecuzione. Questa rete ha tutte le carte in regola per finire nelle classifiche dei gol dell'anno. Non mollano, hanno trovato un gol importante. Occasione d'oro, è buona, si gioca. Ecco il traversone. Da lontano deciso. Romario. Spettacolo. Anticipo sembra quasi prevedere il futuro. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Chiesa vede lo scatto e cerca la profondità. Mohamed Salah. Rummenigge può provare. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Giocata difensiva di grande spessore. Si avvicina alla porta. Salah. In sacca alle spalle del portiere. Una bella conclusione, non c'è che dire, ma non posso che immedesimarmi nel portiere. Secondo me non è riuscito a vederla partire. Il divario tra le due squadre è pressoché incolmabile.
sfida di qualità qui, un'azione pregevole bloccata da un intervento ugualmente eccellente. Musiala. Gioca una palla lunga. Chiesa. Chiesa! Clamoroso! E traversa! Son Heung-min. Ci saranno 5 minuti di recupero. Provano a partire in velocità. La gioca in profondità. Prova un pallone a scavalcare. Ruba palle in modo magistrale. Cerca la profondità. Rijkaard. Non c'è più tempo, finisce qui. Bella. Oggi praticamente non sono mai stati in partita. Adesso l'allenatore avrà un grande lavoro da fare. Bene ragazzi. Cancellare completamente questa sconfitta e passare oltre. Partita finita, statistiche sono queste. Veramente, veramente un player fortissimo. Evidentemente gli avversari hanno capito che era quello il loro punto debole e hanno cercato insistentemente. Ed eccoci qua. Luca? Sì, ero mutato, scusami Alan. Stavo dicendo, nonostante questo, comunque, merito a te perché comunque tu avevi la squadra più scarsa. Cioè, rispetto alla mia, che comunque è una squadra più competitiva, con più epiche, sei riuscito lo stesso a fare 2 gol. Quindi io ragazzi vi invito a seguire anche Magic Gamer, che comunque è un player veramente di tutto rispetto, che comunque porta davvero un bel gameplay. Naturalmente se volete vedere la rivincita, io vi dico questa cosa: se volete scrivete nei commenti se volete vedere la rivincita, la facciamo la rivincita nel mio canale su Twitch, giusto Alan? Giusto, va benissimo, grazie dell'invito. Quindi ragazzi lasciate tanti like per far capire che vi è piaciuto questo contenuto, così porteremo anche altre partite di questo livello. Ragazzi, lui è un giocatore comunque di... Non so adesso quanto sei in classifica adesso. In questo momento, in questo momento sono 67esimo. In questo momento. Ecco ragazzi, 67esimo, e quindi vedete la differenza, c'è una differenza abissale. Io sono un player normalissimo, lui chiaramente è un player competitivo, a parte la squadra, che lo ringrazio di quello che ha detto, ma la squadra secondo me conta anche fino a un certo punto non cambiava tanto, perché veramente non so se avete notato quanti anche super cancel faceva, quante finte, quanti movimenti. Se riguardate bene la partita, io me ne sono accorto, fa dei movimenti, delle cose veramente eccezionali, una velocità straordinaria. Quindi ti faccio proprio i miei più grandi complimenti. E niente ragazzi, se volete vedere la rivincita ditelo nei commenti e andiamo su in live su Twitch, se appunto sul canale, sul mio canale facciamo la rivincita di questa partita. Va bene, niente, io ragazzi vi saluto tutti. Saluto anche Scrittaman e niente ragazzi, mi raccomando iscrivetevi sulla piattaforma di Eludo, mi raccomando, e iscrivetevi anche sui canali di Scrittaman, metto tutto in descrizione e sotto qui al video. Grazie a tutti e ciao Alan. Va bene, ciao Luca, ciao a tutti e ci vediamo in un prossimo episodio qua su Eludo. Ciao ragazzi.